L'occasione di un testo di cui parleremo tra poco e l'incontro con un autore che non è delle nostre zone e che vi presenterò tra poco ci permette di entrare in dialogo su una tematica che in questi ultimi anni, in questi ultimi 3 anni diciamo, ha visto, è stata più volte toccata nelle nostre proposte, l'ambiente in generale, i cambiamenti climatici in particolare. Diciamo che grazie al gancio del mio amico, del nostro amico Nino Pascale, abbiamo avuto questa opportunità di riempire questo appuntamento che era già previsto con una testimonianza veramente forte, che è un testo che è un vero e proprio dossier, questo qua che ho detto che potete trovare in fondo, Inverno liquido, e che a me aveva intrigato già nel suo titolo, perché immediatamente mi aveva portato ad immaginare quello che ho visto proprio quest'estate, ne parlavo prima con lui, in alcune immagini televisive, cioè quando l'ho letto ho visto quel fiume d'acqua sull'Adamello, dove ero stato solo 4 anni prima, in quei posti, e quest'anno quel ghiacciaio era diventato liquido, un ghiacciaio, il più grande ghiacciaio italiano che era diventato liquido, mi aveva fatto un'impressione incredibile. Michele è del Trentino, è stato consigliere regionale del Trentino Alto Adige, ne abbiamo parlato in queste settimane, c'è un video che ho cercato di diffondere, articoli di Clarus e vari comunicati, quindi diciamo l'abbiamo già conosciuto per quanto riguarda la sua esperienza sia nella conoscenza dell'ambiente, del territorio, ma anche da un punto di vista sociale. Però dicevo, questo tema quest'anno si inserisce in un contesto, per quanto riguarda le tematiche proposte dalla biblioteca, che molto, che ci sta molto a cuore e che è anche quello del turismo o comunque dello sviluppo, del vivere le nostre contrade, diciamo, il futuro, di guardare al futuro delle nostre contrade con un occhio diverso. Senza pensare di fare un torto al testo di Michele Nardelli, noi abbiamo iniziato questa riflessione qualche anno fa con il professore Pazzagli dell'Università di Campobasso e proprio presentando quest'altro libro, Un paese di paesi. C'è questo passaggio che lo metto in apertura di questo incontro. Il turismo non è la panacea di tutti i mali, ma la sua versione sostenibile, responsabile o esperienziale può essere una leva significativa per la rinascita delle aree interne del paese. Su tali basi è necessaria una riflessione sul turismo, su quali forme privilegiare e su quali segmenti della ricettività insistere al fine di promuovere un turismo a misura d'uomo che eviti il consumo irreversibile delle risorse e favorisca l'incontro con l'ambiente e la vita locale. È, diciamo, un passaggio di questa cosa che però ci aveva, diciamo, io lo ritrovo molto nelle conclusioni alle quali potremmo giungere magari stasera. Voglio condividere con voi il tentativo che ho fatto, un tentativo che, voglio dire, non credo sia fallito, anzi, io ho invitato tutti i sindaci del territorio con una comunicazione ufficiale. Alcuni mi hanno risposto, si sono stati interessati, però per varie ragioni insomma mi hanno detto che non potevano essere presenti, oltre ad aver mandato la comunicazione anche al presidente del parco. Quindi, ma per un semplice motivo, cioè penso che riflettere, ascoltare, più si ascolta, più si riflette, più spunti ci sono, più possiamo pensare di progettare il futuro del territorio. Grazie per la vostra presenza, la parola a voi, se non è... Grazie a tutti voi per essere venuti, grazie agli intervenuti. Si inizia sempre con i ringraziamenti, io però volevo cogliere l'occasione, mi prendo un minuto per ringraziare la Biblioteca Diocesana di Piedimonte Matese, che è diventato, Piedimonte ha, tutto l'Alto Casertano hanno una serie di storie culturali molto importanti, però ti voglio ringraziare come persona e come cittadino di Piedimonte Matese e dell'Alto Casertano, perché la biblioteca è diventata veramente un faro di cultura, una serie di iniziative. Ringrazio te e tutti quanti le persone che stanno nel tuo staff e che ti danno una mano a organizzare questi incontri che spero saranno sempre più numerosi nel futuro. Allora, questa sera parliamo di un libro secondo me importante. Hai detto bene l'intestazione è importante. Inverno liquido, che cos'è l'inverno liquido? È importante
dare un senso pieno alle parole. L'inverno liquido semplicemente è l'inverno a cui ci siamo drammaticamente abituati negli ultimi tempi, è un inverno senza neve. Però detto così, vabbè, l'inverno senza neve ci si adatta. In realtà c'è tutto un mondo che viene meno con gli inverni liquidi. E anche il sottotitolo è importante: la crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa. È un saggio, indubbiamente è un saggio, però è un saggio che spazia in una serie di situazioni ampie. È innanzitutto un saggio economico, ci sono dentro, per dopo quando lo leggerete, dopo leggeremo qualche piccolo testo, ci sono dentro una serie di importanti dati economici, che sono quelli poi di cui bisogna parlare, perché parlare di filosofia senza avere una concretezza economica è un poco sbagliato. È un saggio culturale, un saggio antropologico, è un saggio di due persone che sono assolutamente appassionate. Noi qui abbiamo soltanto uno degli autori, che è trentino, e mentre invece l'altro autore è del Piemonte, e quindi tutte le Alpi sono rappresentate, perché c'è una enorme differenza tra le Alpi occidentali e le Dolomiti, le Alpi orientali. È di due persone che sono appassionate, non soltanto appassionate di montagna. Ecco, una cosa importante che vorrei venisse fuori anche da questa serata: non c'è alcuna preclusione ideologica nei confronti dello sci e soprattutto del turismo collegato allo sci e di tutto quello che il turismo dello sci ha rappresentato per tantissime persone. Molti di quelli che sono seduti in questa sala sono cresciuti a Bocca della Selva divertendosi e rendendosi conto che quella monocultura dello sci ha rappresentato una situazione importante per il paese di Pienimonte Matese, per il paese di Cusano Mutri, non soltanto dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista culturale. È un libro quindi di due persone che hanno attraversato l'Italia per incontrare una serie di persone abitanti nelle terre alte, che quindi hanno subito non soltanto le positività dello sci di massa, ma anche e soprattutto la crisi che oramai drammaticamente noi dobbiamo affrontare, perché la crisi, anche ne parleremo più diffusamente, la crisi idrica, eccetera. Oramai l'inverno sarà liquido, nel futuro sarà sempre più liquido. Ci dobbiamo abituare a questa idea che non ci sarà più la possibilità di divertirci, è una parola un po' impropria, di utilizzare un'economia basata esclusivamente sullo sci. Ci dobbiamo inventare un futuro. Inizio a leggere, mi sono già preso troppi minuti, inizio a leggere un pezzettino di questo libro, che era la pagina 205, scusatemi se me l'ero segnate, ma sono altrimenti non riesco più a trovarlo. Devo cambiare il microfono? No. Posso leggere, Michele? Allora, si parla del Terminillo, vari capitoli, il libro spazia, ripeto, dalle Alpi occidentali alle Alpi orientali e poi attraversa tutto l'Appennino per arrivare fino alla Sicilia, l'Etna, Piano Battaglia, eccetera. Quindi è rappresentata tutta l'Italia. In questa situazione specifica si parla del Terminillo. Il Terminillo è stata una montagna importantissima per i romani, non soltanto dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista culturale, ha consentito a molti romani di vivere la montagna e di acquisire una cultura della montagna. Ve lo leggo, virgolettato: il progetto Terminillo Stazione Montana è una truffa, un'operazione creata ad arte per ottenere denaro pubblico da investire in un affare fallimentare senza futuro, capace solo di far girare le ruspe. Finisce il virgolettato. Oppure, sempre virgolettato, il progetto Terminillo Stazione Montana è il futuro. Per la prima volta dopo decenni c'è un progetto di vero rilancio che va incontro alle esigenze di tutte le persone che qui vivono e lavorano e che con il sudore della fronte da anni affrontano la crisi di questa stazione sciistica dimenticata da Dio e dalla politica. E allora la prima domanda è, Michele, anche un po' provocatoria: esiste, c'è soltanto questa contrapposizione, diciamo, manichea tra il giusto e lo sbagliato, tra il nero completo e il bianco più completo, oppure c'è la possibilità di immaginare un futuro che non metta in contrapposizione chi è pro e chi è contro? Penso. Beh, intanto grazie di essere così numerosi e presenti questa sera. Vado subito alla risposta, perché
se voi leggerete e avrete la pazienza di leggere questo libro, vedrete che in ogni capitolo le opinioni sono anche molto divergenti. Noi abbiamo cercato di raccogliere il modo di pensare dei diversi attori della montagna, e quindi abbiamo raccolto opinioni che erano molto simili alle nostre, appunto perché noi abbiamo delle opinioni, ci mancherebbe altro, e anche le opinioni di chi la pensava molto diversamente da noi, proprio per capire, perché questo lavoro ha avuto proprio lo scopo di interrogarsi su quanto le comunità locali e le amministrazioni locali si stanno chiedendo quello che sta accadendo, perché la fatica di comprendere quello che sta accadendo in questi ultimi anni non è banale, non è negligenza. Quando accade che, scusatemi questa digressione, insomma, quando accade che i tempi storici diventano più veloci, meno veloci dei tempi biologici, no? Vuol dire che c'è un rovesciamento della realtà. I tempi biologici sono le ere, i grandi cambiamenti che sono avvenuti lungo il corso della storia, in tempi che non avevano nulla a che fare invece con quelli storici, cioè quelli di cui noi abbiamo consapevolezza. E oggi c'è un rovesciamento di questa cosa. È difficile capire quello che sta accadendo, perché nelle nostre piccole esistenze avvengono cose che prima avvenivano in tempi straordinariamente lunghi, di cui appunto avevamo, come dire, sentore soltanto nello studio della vita sulla Terra, insomma. E quindi oggi non è facile comprendere, soprattutto per la rapidità con cui stanno avvenendo questi cambiamenti. Vi faccio un solo esempio, poi ne parleremo anche più diffusamente. Quando finisce un ghiacciaio, non è che uno può dire, vabbè, pazienza, è finito un ghiacciaio, no? Ce ne faremo una ragione. Quel ghiacciaio esisteva almeno da 14.000 anni, perché l'ultima glaciazione c'è stata 14.000 anni fa. Quando parliamo dell'Adamello Brenta, quando parliamo della Marmolada, parliamo di ghiacciai che esistono nella storia dell'uomo da sempre praticamente, no? E quindi il fatto di assistere dentro le nostre piccole esistenze alla scomparsa di questi corpi, e guardate che ormai tutti i glaciologi riconoscono il fatto che nell'arco di 15 anni il ghiacciaio della Marmolada non ci sarà più, e qualche anno più tardi scomparirà anche quello della Adamello Brenta, cioè il più grande ghiacciaio sul territorio alpino. E allora voi capite che quando stiamo di fronte a eventi di questo tipo, cambierà il contesto in maniera profonda, perché è un ecosistema che scompare e avrà delle conseguenze che non riguarderanno soltanto quella piccola porzione di territorio dove avviene questo avvenimento, ma avrà a che fare con tutte le implicazioni sovraregionali che questo, e a volte anche sovranazionali, che queste cose stanno determinando. La scomparsa del ghiacciaio della Marmolada significa in particolare che il flusso del fiume Adige, che dà l'acqua potabile a gran parte delle città del Veneto, si ridurrà drasticamente. E allora questa cosa scatenerà una guerra vera e propria, perché qualcuno dirà: no, l'acqua è mia, prima noi, no? Immaginando che l'acqua sia di proprietà di quelli che stanno più a monte e non di quelli che stanno più a valle. Le autorità di bacino sono state costruite proprio per regolamentare l'uso di un bene comune come quello dell'acqua, ed è evidente che già l'abbiamo visto lo scorso anno, che queste cose cominciano a entrare in contraddizione. Perché? Perché con la crisi idrica già dello scorso anno qualcuno ha cominciato a lamentarsi rispetto alla dinamica dei flussi, no? D'acqua dentro i grandi fiumi. E quindi si creerà una situazione di regioni, una che si scontra con l'altra. Allora voi capite le implicazioni, ma poi anche per il nostro territorio, insomma, perché voi pensate, non è soltanto un problema della neve o dell'acqua per l'innevamento artificiale, è il problema dell'acqua per le comunità, è il problema dell'agricoltura,
è il problema dei bacini per la realizzazione di energia idroelettrica. Quindi vedete quante implicazioni hanno dal punto di vista, quindi non si può ragionare dal punto di vista semplicemente ambientale, no? Tutte le cose si connettono tra loro, questa complessità dobbiamo capire. Allora la domanda che abbiamo cercato di rivolgere dentro tutto il percorso del libro è stata proprio questa: ci stiamo rendendo conto della gravità di quello che sta avvenendo? E qui non si tratta di fare catastrofismo, come venivano sempre tradizionalmente accusati quelli che ponevano l'attenzione rispetto a queste cose. Guardate, non è una questione di questo di qualche anno, quando nel 1972 il Club di Roma realizzò questo straordinario e inedito dossier sui limiti dello sviluppo. Parlare dei limiti dello sviluppo nel 1970 non era una cosa così naturale, insomma, no? E immediatamente vennero tacciati per, ed erano scienziati che venivano da tutto il mondo, come catastrofisti. In realtà, se andiamo a vedere quello che loro prevedevano nel 1972, loro dicevano sostanzialmente: se andiamo avanti così con queste dinamiche di sviluppo, fra 100 anni ci sarà una condizione di aperta insostenibilità. Questo è accaduto non in 100 anni, in 50 anni. Quindi loro erano semmai fin troppo realisti, insomma, no? E però vennero tacciati, perché si diceva: ma tanto la scienza riuscirà a trovare il modo per superare questa difficoltà. E allora il problema è serio, perché non si tratta soltanto, appunto, di disattenzione, c'è proprio la difficoltà di capire che ci troveremo di fronte a un contesto diverso. Questo è, come dire, lo scenario che abbiamo cercato di... E allora, arrivando a Terminillo, la domanda, ecco, diciamo così, che poniamo all'inizio di quel capitolo, è una cosa insostenibile, per usare questa parola ormai svuotata di significato, oppure, voglio dire, è la risoluzione? È evidente che stare dentro questa dinamica di tipo manicheo non aiuta nessuno. Perché da questa situazione non è che ne viene fuori con la vittoria di uno rispetto a qualcun altro. O vinciamo tutti o non vince nessuno. Questo è il tema, diciamo così. E allora bisogna che tutte le comunità interessate, in quanto tali, abbiano la capacità di affrontare queste situazioni, a prescindere dal pensiero, diciamo così, ideologico, insomma, o alle idee semplicemente di ciascuno. E anche per quanto riguarda il Terminillo, dire una cosa o l'altra, anche se io ovviamente la mia opinione, insomma, non aiuta, perché bisognerebbe, appunto, ragionare insieme. E per quanto riguarda il Terminillo, mi viene a dire una cosa che un po' riguarda tutto l'arco, tutta la dorsale appenninica. Noi abbiamo avuto questa straordinaria opportunità nel corso dell'ultimo anno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una quantità di denaro che probabilmente non avremo mai più, e sono denari, peraltro, che noi dovremmo restituire prima o poi, insomma. È una grande occasione perduta, ma perché? Ma perché pur di stare dentro i tempi del PNRR, no, si sono tirati fuori dal cassetto progetti che erano già lì con due dita di polvere, perché erano immaginati, appunto, in una condizione di insostenibilità già 10 o 15 o 20 anni fa, e che quindi, voglio dire, tirandoli fuori, l'opportunità si trasforma in una criticità, perché non servono. E guardate, insistere sul vecchio modello di sviluppo legato, appunto, allo sci, insomma, all'industria dello sci, è, come dire, noi l'abbiamo definito una sorta di accanimento terapeutico, perché la crisi è evidente, insomma, no? Non è che, insomma, io oggi sono andato a Campitello Matese, io, insomma, ridevo per non piangere, insomma, ecco, e al tempo stesso, però, mi veniva da riflettere sul fatto che, nonostante quanto l'uomo ha saputo fare alla natura, ancora tante persone, appunto, frequentino quei luoghi, perché l'educazione alla bellezza non è una cosuccia da niente, ci si deve educare alle cose importanti, alle cose belle. E quando le persone non si accorgono neanche del carattere tragico, mi viene da dire, insomma, dei luoghi,
o di come li abbiamo trasformati, vuol dire che c'è un problema non a compito della materia, ma dentro la testa delle persone, no? E quindi io credo che questo ci debba fare riflettere, perché la vicenda appunto del Terminillo ha le stesse caratteristiche di gran parte dell'insostenibilità di un modello di trasferimento dell'idea urbana dentro la montagna. Ma le montagne sono montagne, non hanno bisogno dell'inurbamento. È l'idea di trasformare tutto nel modello sestriere, vuol dire che è prevalsa nel corso del Novecento. Ed era il modello, guardate, che abbiamo poi ritrovato in ogni parte di questa penisola, quando si pensava appunto che la montagna fosse il divertimentificio delle persone. Questo è il tema di fondo. La montagna è altro, ha bisogno di essere rispettata. È un contesto, per chi la conosce, fragile, che richiede appunto cura, che richiede attenzione, che richiede di essere abitata soprattutto, ma non 2 mesi all'anno, un mese all'anno, o una settimana bianca, insomma. Ha bisogno di essere abitata, perché senza essere abitata muore. Un bosco non vive se non è coltivato, no? Vuol dire, l'uomo è interagente con la natura, e quindi tu, vuol dire, hai bisogno di avere la presenza, insomma, un prato, se tu lo lasci, vuol dire, alla mercé della natura, nell'arco di 15 anni diventa un bosco. Questo è il dato di fondo, insomma. Quindi tu hai bisogno appunto di immaginare una interazione tra la montagna e chi la abita. Senza questa dimensione che ci aiuta a considerare la montagna per quello che è, io credo appunto che non andiamo da nessuna parte. Noi abbiamo considerato questi luoghi appunto il luogo del divertimento. Mi dispiace, non è l'approccio giusto. Non è così. No. E quindi io credo che noi da questa paradigma dobbiamo uscire e immaginare un altro, che è quello di un diverso rapporto tra uomo e natura. Noi ci siamo considerati i signori della natura. Noi siamo un'infinitesima parte della natura. Se andiamo a vedere quanto pesano in termini di carbonio gli esseri umani, no, sono una cosa, voglio dire, per cui i batteri pesano più degli uomini, insomma. E allora dobbiamo metterci nel nostro angolino, sapere di quanto siamo capaci nel bene e nel male, e quindi avere la capacità di, ripeto, questa cosa deve uscire dalla dialettica ambientalisti impiantisti. Non è così che si affronta, o albergatori, oggi, voglio dire, o prendiamo tutti coscienza della drammaticità della situazione e proviamo a trovare insieme strade diverse, o altrimenti non ne veniamo a capo. In questo senso il Terminillo, non mi vorrebbe da dire appunto, anche le montagne del Matese, le mie Dolomiti, insomma, no, hanno tutte lo stesso ordine di problemi, una diversa logica con la quale noi ci rapportiamo alla montagna. Trasferire il modello urbano in quota, vuol dire, non porta che ad un disastro. Cioè alla montagna che diventa città, perché non deve diventare città, e c'è un sistema che tu citi nel tuo saggio, ed è il sistema Foppolo. Foppolo, località piccolissima delle Alpi Orobiche, Val Brembana, nell'Alta Val Brembana, che viene presa d'assalto nel boom e diventa una città nell'Alta Val Brembana. Il sistema, nonostante sia nella Bergamasca, luogo di tanta produttività e conoscenza, subisce un bel po' di danni non solo ambientali ma anche sociali, economici. Io avevo un po' preso anche io qualche appunto di quello che tu avevi riportato.
l'incendio doloso del 2016, la rapida ricostruzione con 5 milioni di euro per ripartire, l'inchiesta giudiziaria con arresti di amministratori locali ed oltre, fantomatiche funivie per altri milioni di euro, costruzione di villaggi e mortificazione ambientale, paesaggistica e sociale di una valle. Non sembra di parlare, no, quando si parla di un luogo delle Alpi, ma sembra che stiamo parlando, insomma, di un luogo di un'altra parte d'Italia. E in questo io ho letto, perché lo dicevo prima, ho fatto molta similitudine tra i tanti punti che tu tratti con quello delle realtà locali, ho letto delle criticità che a noi, se non sono, stanno diventando molto vicine. E vorrei che tu possa un po' spiegarci, ecco, nel tuo pensiero, nella tua esperienza, tutta questa situazione, perché poi quello che ho immaginato, tu hai parlato di Campitello, beh, ho visto un po' tutto quello che c'è a Campitello, ma anche in altre località del Matese, anche di carattere turistico, che, fatto salvo, meno male, l'incendio e gli arresti, insomma, l'attività giudiziaria, poi la sovrapposizione, insomma, di condizioni negative. Vorrei un po' che tu ci possa dare qualche lume in più in merito a questo criterio del sistema Foppolo e di quanto esso sia in realtà controproducente, ma ancora inseguito da tantissimi anche a queste latitudini. Allora, bisogna dire, anche qui per evitare appunto ogni forma di manicheismo, che l'industria dello sci ha avuto negli anni prima della Seconda Guerra Mondiale e anche negli anni immediatamente successivi una funzione di far uscire molte delle realtà che sono state coinvolte dentro dall'industria dello sci da una situazione di estrema povertà. Noi non possiamo, insomma, io la mia terra la conosco bene e so quante persone avessero, come dire, vivessero in condizioni di bisogno. Nelle nostre valli, il Trentino adesso passa per essere una delle regioni più ricche ed è un po' così, insomma, andiamo a vedere almeno i criteri con cui si analizzano la qualità del vivere e del reddito in Italia. Però io so bene che fino al 1972, quando è stato definito il secondo statuto di autonomia, dal Trentino si emigrava. Emigravano nel 1975 5.000 persone ogni anno che se ne andavano dalle valli per andare a lavorare altrove. Trentino è sempre stata area povera, o meglio impoverita, ma comunque, come dire, in difficoltà. Voi pensate soltanto a questo dato: dal 1874 al 1914, stiamo parlando di un territorio che era parte dell'impero austro-ungarico, no? In quei 40 anni sono andati via dal Trentino il 25% della popolazione. L'immigrazione verso il Sud America, verso i Balcani in parte, no? Per mancanza di lavoro, per effetto delle grandi alluvioni che c'erano state nel 1880 e nel 1892, che hanno determinato lo spopolamento di alcune valli, in particolare di alcune valli un po' più svantaggiate di altre, insomma. E quindi noi sappiamo cos'è l'emigrare, no? Quando c'è stato il boom dello sci, no? Da noi si dice la terra è bassa, lavorare la terra è una cosa, guadagnare semplicemente perché riesci ad affittare una casa o una stanza, eccetera, è un'altra cosa. E quindi questa cosa ha determinato una forma di arricchimento delle comunità. Quindi questa cosa non la possiamo negare, no? Per partito preso. E però questa cosa, come dire, ha avuto questa dinamica di crescita, no? Con tutte le criticità, evidentemente, che questa, che questa determinava, e poi piano piano c'è stato, come dire, una lenta decrescita, una lenta,
un'entrare in crisi sostanzialmente. A cosa è dovuto questa cosa? È dovuto al fatto che la questione dei numeri, cioè della quantità, è tendenzialmente prevalsa sulla questione della qualità. Tu dovevi fare numeri, tanti numeri. Dovevi farle girare gli impianti, perché questa era la condizione per poter guadagnare. Dovevi riuscire a dare un servizio, appunto, ad attrarre un numero al di là poi delle conseguenze che queste avrebbero potuto avere. E quindi questo ha determinato il fatto che la quantità avesse la meglio sulla qualità. Le imprese familiari, dentro questo passaggio, hanno cominciato ad andare in crisi. Non soltanto per effetto dello sci. Oggi è difficile immaginare che un figlio di un albergatore abbia voglia di continuare a fare la vita del padre o della madre. Perché stare dietro ad un'impresa familiare di gestione di un albergo vuol dire stare lì 24 ore su 24, se vuoi che ti renda qualcosa. E qual è il ragazzo che decide di vivere tutta la propria vita senza pausa sostanzialmente dentro l'impresa familiare? Sempre di meno. Se a questo aggiungiamo il fatto che l'industria dello sci ha fagocitato piano piano tutte le altre forme di economia del territorio, e più si puntava sulla quantità, meno la dimensione di qualità delle produzioni locali veniva sviluppata. No? Perché? Perché le grandi catene degli alberghi mica si approvvigionano dal produttore locale, no, che fa il formaggio del presidio di Slow Food, no, voglio dire, va al discount, no, va nei grandi magazzini, a volte, voglio dire, sono addirittura filiere internazionali, quindi non, no. E quindi a beneficiare, voglio dire, di quella dimensione quantitativa sempre meno sono state le comunità. Si sono abbandonati i pascoli. Ma abbandonare i pascoli significa abbandonare l'allevamento, vuol dire abbandonare l'agricoltura, vuol dire abbandonare tutte quelle attività che in qualche modo non c'entravano con quel modello. E quel modello significava anche finanziarizzazione dell'economia, perché poi scattano anche questi meccanismi. Io potrei parlarvi di come la prima inchiesta sulle mafie in Italia, sulle mafie di importazione in Italia, è avvenuta a Madonna di Campiglio nel 1992 con l'inchiesta sulla mafia del sole, cioè della mafia russa che si era stabilita al Golf Hotel di Madonna di Campiglio e da lì trattava con i vari soggetti, dall'Eni i propri affari. E però guardate che nel momento in cui un contesto mafioso, un contesto di criminalità organizzata si insedia su un territorio, le conseguenze sono per tutti. Perché se voi cominciate a girare, appunto, a vedere quello che stava accadendo, ma fino a pochi anni fa, devo dire, con la presenza di quella struttura mafiosa in quel territorio, significava che queste persone entravano con i rotoli da 500 euro dentro le attività economiche, facevano i gradassi, e un metro quadrato di appartamento a Madonna di Campiglio arriva a costare 16.000 euro. Ora vi chiedo, qual è l'insegnante o qual è il forestale che in una vita di lavoro può permettersi, appunto, di spendere 1.600.000 euro per un appartamento di 100 metri quadrati? Capite che la vita, voglio dire, di tutta la comunità paga queste situazioni. E poi mica, voglio dire, questi soggetti hanno amore verso la terra dove avvengono questi processi. Questo vuol dire, fin quando c'è da sfruttare, sfruttano e poi cambiano. Quando io ho conosciuto Maurizio De Matteis, ero a Sestriere. Eravamo andati dentro una cosa che avevo chiamato viaggio nella solitudine della politica, e abbiamo cominciato dalle terre alte dell'Italia nord-occidentale ed eravamo arrivati a Sestriere. Io era la prima volta che ci andavo, quando sono andato lì, io se rimango qui 3-4 giorni mi suicido, voglio dire, non posso rimanere in un luogo del genere. È brutto, generalmente, no? È brutto. Mamma mia, è ancora più abbruttito dalle ultime Olimpiadi del 2006, perché
era già brutto prima, voglio dire, questa cosa l'ha aggravata. E lui mi ha risposto, ma guarda che qui le persone possono anche non ritornare. Perché tanto prima di fare il giro di tutti i russi e di tutti i cinesi, voglio dire, possono trascorrere qualche centinaio d'anni, insomma. E quando tu, voglio dire, liberalizzi, diciamo così, il modo di vivere dentro queste strutture, voi pensate che da noi, per esempio, il volo in elicottero ad alte quote non esiste, non è mai esistito. Cioè, negli ultimi 50 anni l'Eliski non c'è, no? E in Piemonte, voglio dire, questa cosa avviene regolarmente. Ora, non vi dico poi i particolari, insomma, che mi hanno raccontato, no, ma cose, voglio dire, appunto, che non hanno nulla a che fare con l'economia locale. Ecco che, allora, quando si ragiona di Foppolo, Foppolo è molto simile a Campitelli, insomma, ma anche lì, all'inizio, tutti si sono fatti attrarre dall'arricchimento facile. E quindi sembrava che questa fosse, come dire, la panacea di ogni male. Perché? Perché questa cosa immediatamente aveva prodotto esiti positivi per quelle persone che prima erano abituate a guadagnarsi con fatica la loro esistenza, insomma. E poi però, vuol dire, appunto, lì in maniera ancora più evidente che non in altre situazioni, la crisi è arrivata presto, insomma. Perché in un luogo senza anima, in un luogo dove tu, vuol dire, costruisci seconde case in quantità infinita, le seconde case sono vuote per 11 mesi all'anno generalmente. Quindi tu vivi in una comunità chiusa, che non apre nemmeno, voglio dire, le finestre. E voi capite quanto questa cosa determini spaesamento, determini difficoltà di vita in quel territorio. Le seconde case così. A un certo punto, noi dentro il libro abbiamo intervistato Fiorenzo Peratoner. Fiorenzo Peratoner è quello che si è inventato il Dolomiti Superski, la più grande carosello turistico dello sci invernale che esiste in Europa. Va bene? Se voi leggete i dati relativi no, non è a Campitello che uno va su, torna giù, torna su, torna giù e avanti così. Tu puoi girare per 3 giorni senza ripercorrere un metro della stessa pista. Quindi voi capite quale sistema, insomma. E lui, ovviamente, adesso a 90 anni, era orgoglioso del fatto che ha fatto uscire la sua comunità da una condizione di privazione, insomma. Quindi l'orgoglio di una persona che è arrivata alla fine della propria vita. Guardate che i primi impianti li hanno tirati su, le funi venivano tirate su a mano dalla popolazione, eh? Non c'erano mica elicotteri o altre forme, voglio dire, sofisticate per realizzarli, gli impianti di risalita. A mano venivano tirati su centinaia e centinaia di persone che si mettevano a tirare le funi per realizzare. Quindi voi capite anche che sorta di epica, voglio dire, abbia rappresentato questa cosa. Alla fine di questa intervista gli hanno detto, tutto bene dunque? E lui ha detto no, perché io oggi mi chiedo se tutto questo ha avuto un senso, perché quando guardo la mia comunità, quando guardo Caratei e vedo la proliferazione che c'è stata di seconde case, che rendono anche i miei occhi di persone di Trentino, quindi di persone del luogo, irriconoscibile quella comunità, mi dico, questo non è quello che io desideravo. E allora io credo che questo è il tema, non è il punto di prendersela con lo sci da discesa o con il fatto che io sono perfettamente consapevole del fatto che tu non potrai rinunciare al sistema, diciamo, a quel modello di sviluppo da un giorno all'altro. Il problema è che se non ci poniamo la domanda di un'alternativa oggi a quel sistema, ci troveremo di fronte al crack di quel sistema senza avere costruito alcuna alternativa. Questo è il problema. Tu devi lavorare oggi per costruire la possibilità di un'altra idea di sviluppo della montagna o di vita nella montagna, meglio, perché anche la parola sviluppo comincia a darmi un po' fastidio, tra 20 anni. Lo devi fare ora. Ora è il tempo per, no? Poteva essere anche ieri, che sarebbe stato meglio. 40 anni fa meglio ancora. Come, riprendendo questa straordinaria metafora di Laura Conti, appunto, che lei quando scriveva, appunto, ora è il tempo di... Ora siamo un po' tardi, siamo un po' andati in là, no?
quindi è molto più difficile di 40 anni fa, ma sicuramente è meglio farlo ora piuttosto che... In questo senso bisogna che le comunità acquisiscano questa consapevolezza, che gli amministratori comincino a interrogarsi ora su quello che devono realizzare per poter offrire un'alternativa che comprenda anche lo sci, che comprenda anche, voglio dire, quel tipo di attività, ma dentro un tessuto economico e sociale completamente diverso da quello che abbiamo fin qui conosciuto. Insomma, è questo confine, questa soglia che è il punto critico per vedere le auto. Noi abbiamo usato appunto questo concetto di non più e non ancora, perché descrive molto bene questa transizione appunto. Oggi tutti quanti ci rendiamo conto, o le persone che vogliono vedere, perché poi molte persone decidono di non vedere e dunque di rimuovere, ma le persone che vogliono vedere si rendono conto che siamo dentro il non più. Il problema è che la transizione tra il non più e il non ancora sta durando troppo tempo e i processi di cambiamento climatico, di crisi climatica, sono così rapidi che noi non possiamo immaginare appunto che questa transizione duri chissà quanti decenni. Dobbiamo appunto capire che la fine di un ghiacciaio è tra 14 anni e quindi vuol dire niente, vuol dire domani mattina sostanzialmente, vuol dire che noi dobbiamo metterci al lavoro immediatamente per costruire alternative a quel modello di sviluppo. Ed è un modello di sviluppo, guardate, che oggi noi parliamo della montagna, delle terre alte, ma lo potremmo estendere sull'idea di città. Lo potremmo estendere sul rapporto che abbiamo con l'acqua, con i mari, con i fiumi, con tutti gli ecosistemi. Cominciare a ragionare in termini di ecosistemi, no? E non più come appartenenze geografiche o politiche, voglio dire, di un territorio. Il problema è che noi lo conosciamo, dire, in questo i fiumi sono straordinariamente interessanti, no? Perché i fiumi attraversano le divisioni, le geografie del passato in qualche modo. Io credo che dobbiamo ragionare in termini di nuove geografie, che sono sovraregionali, che sono sovrastatali, che ti danno un'idea del fatto che ogni ecosistema è una realtà complessa fatta di diverse popolazioni che ne sono coinvolte. E allora quel non ancora, che noi auspichiamo evidentemente, è un non ancora che dobbiamo in qualche modo aiutare un pochino, perché altrimenti sarà troppo tardi. Essendo cresciuto con lo sci, mi dispiace abbandonare questa idea del Dolomiti Superski, che mi rendo conto essere ancora dal punto di vista economico vincente. E poi Vera Toner, faccio un po' l'avvocato del diavolo, no? Vera Toner adesso si pente, dopo che per decenni la sua valle, tutti noi siamo, chi è stato a Canazè, è diventata ricchissima. Per pentirsi dopo... Ti fermo subito, perché la sua valle è diventata ricchissima, e però i dati ci dicono che il 50% delle strutture economiche legate allo sci e all'industria turistica della Valle di Fiemme e di Val di Fassa non è di proprietà della comunità della Valle di Fiemme e di Val di Fassa. E allora voi capite, casca l'asino, no? Perché vuol dire che i soggetti che oggi controllano quella comunità non fanno parte di quella comunità. E allora... Peratone non è pentito. Dopo leggiamo, però si rammarica del fatto che si è andati oltre. Questo andare oltre, no? È il tema del limite, esattamente, che è il tema cruciale oggi e che riguarda, ripeto, tutti gli ecosistemi. Riguarda il fatto che noi oggi consumiamo 1,8 volte quello che gli ecosistemi terrestri sono in grado di produrre. 1,8 volte. Voi pensate che nel 1960 il pianeta consumava il 50% di quanto gli ecosistemi riuscivano a produrre. Nel 1971 siamo andati in pari e adesso, voglio dire, consumiamo 1,8 volte. Se noi non acquisiamo la cultura del limite, è un disastro. Perché? Perché l'altro modo per affrontare la cultura, il tema del limite, cioè della limitatezza delle risorse, è la guerra. E il fatto di... E noi siamo oggi in 8 miliardi, nel 1960 eravamo 3 miliardi. Allora come la mettiamo? No? Allora lo affrontiamo questo tema. E io credo che dentro la velatura degli occhi, mi viene da dire, di Fiorenzo Peratoner,
ci stava questo punto interrogativo, questa idea di forse appunto siamo andati oltre, cosa abbiamo combinato, no? Che non annulla nulla dell'orgoglio rispetto al fatto di aver fatto uscire quella comunità da una condizione di povertà. Ma se oggi quella condizione di ricchezza è determinata dal fatto che altri soggetti, sono proprietari delle strutture della ricezione turistica, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. L'ho portato perché è una cosa interessante. Il presidente dell'associazione degli albergatori delle imprese turistiche della Valle di Fiemme e di Fassa, e dice sostanzialmente, Guglielmo Lasagna dice: guardate che se noi non interveniamo immediatamente per evitare lo spossessamento, diciamo così, delle strutture da parte della criminalità organizzata, perché poi di questo si tratta, no? La comunità nostra, vuol dire, non reggerà più. I piccoli albergatori sono destinati alla definitiva scomparsa. E allora io credo appunto che non si tratta di non essere... Guardate, il Dolomiti Superski è un sistema straordinariamente efficiente. No? Le persone si divertono da matti, voglio dire, non ce la fanno neanche se dovrebbero essere Batman per stare dietro tutte le possibilità offerte da quei caroselli. Perché poi anche il limite fa parte appunto delle nostre vite, oltre fino a un certo punto arrivi, poi non ce la fai proprio più, insomma, no? E quindi hanno costruito una cosa davvero strepitosa per alcuni versi. Loro controllano tutto, sanno perfettamente dove una persona inizia il suo... Quanti chilometri ha fatto, quanto ci ha messo, eccetera, eccetera, eccetera. Loro poi queste cose le studiano per stabilire dove e non fa dove. Sono molto critici nei confronti, per esempio, degli impianti di Cortina, perché dicono, quelli di Cortina sono dei dilettanti sostanzialmente, no? Perché non hanno questa loro capacità di programmazione no? Per cui abbiamo a che fare con una cosa davvero... particolare, insomma, è il passaggio dal fordismo al post-fordismo, appunto, no? All'autoriutismo, e però questa cosa sta creando, vuol dire, appunto, problemi a cascata sulle comunità locali. Un'ultima cosa che riguarda in particolare, a proposito della Dolomiti Superski, la zona della Marmolada. Tutti voi avete visto sicuramente il saracco che si è staccato durante l'estate scorsa e che ha portato via la vita di 11 persone. A 4 chilometri da quel luogo, insomma, dove si è staccata questa massa di ghiaccio e di roccia, il Comune di Canastai sta realizzando l'ennesimo bacino per l'innevamento artificiale, 120.000 metri cubi d'acqua in quota, a 1700-1800 metri, per l'innevamento artificiale. Ma se fra 10 anni o 15 anni il ghiacciaio della Marmolada non butta più giù niente, se voi andate a vedere oggi il lago di Fedaia, che sta proprio sotto il ghiacciaio della Marmolada, lo vedete che è giù di 30 metri almeno, insomma, ecco, no? E allora da dove prenderà l'acqua il bacino dell'innevamento artificiale? La dovrà pompare da valle. Ora voi pensate il costo che pompare l'acqua da valle comporta per, no? E ammesso e non concesso che tu quell'acqua, vuol dire, non la sottrai alle popolazioni locali, all'agricoltura, all'acqua potabile. Certo. No. E quindi voi capite che un comune che sta alla la piena consapevolezza di quali saranno le conseguenze, comunque insiste su quel modello, un nuovo bacino. La provincia autonoma di Trento ha recentemente approvato la realizzazione di 3 nuovi bacini. Uno sulle Viotte, che è la montagna vicino a Trento, insomma, è una zona naturalistica straordinaria, dove negli anni 50 volevano fare la Sestriere trentina. No? Una cosa dove doveva essere realizzato persino l'aeroporto, voi capite, no? A 1500 metri d'altitudine. Quello che vogliono fare a Cortina, no? L'altro bacino lo stanno immaginando, progettato
sulla Panarotta e il terzo bacino l'hanno immaginato a Folgheria. Si insiste ancora dentro il vecchio modello di sviluppo. E questo è da una follia vera e propria. Ogni bacino costa mediamente almeno 10 milioni di euro, a prescindere poi dal problema dell'acqua. Per la fine, che riguarda il ruolo dei grandi eventi, no? Nel caso specifico le Olimpiadi del 2026 di Cortina e di Milano, dopo le, diciamo, fallimentari, possiamo dire le fallimentari dal punto di vista economico, le Olimpiadi del 2006 a Torino, che hanno lasciato delle tracce indelebili. Ti volevo chiedere innanzitutto che cosa ne pensi la domanda è retorica, voglio sentire la tua opinione, e soprattutto della perdita di identità, no? Che già si è avuta nella Val di Fassa, Canazei, che erano delle comunità estremamente strutturate con una cultura antica, la cultura ladina, di cui è rimasta poca traccia, paradossalmente l'eccessiva ricchezza probabilmente ha tolto di mezzo un po' questi legami identitari. Che ne pensi del futuro di Cortina e dei cortinesi investiti da questa valanga di denaro? Se vuoi posso leggere, ecco, leggiamo una pagina perché è importante per i nostri amici che sono qui. 250. Allora, ecco qua, nel caso delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2006, questo aspetto... Nel 2026, scusa, in questo aspetto è del tutto evidente se si considera che i giochi olimpici prevedono investimenti pubblici e privati, il cui impatto non appare in tutta la sua rilevanza economica, oltre che politica ed ambientale. Confrontandoli con il budget degli enti locali coinvolti, emerge come le comunità locali che si fanno ingolosire da questo flusso di denaro rischiano di vedere stravolto il proprio assetto finanziario e con esso la propria autonomia decisionale. Non è affatto casuale che una seria riflessione sull'impatto dei giochi olimpici abbia portato molte situazioni che in un primo momento si erano candidate a ospitare i giochi a ritirare la propria candidatura. Chi deciderà come e dove investire il denaro olimpico saranno le elite che governano i grandi poli urbani di riferimento, ovvero Milano, dove il sindaco Sala ha già rivendicato la leadership dell'evento olimpico, e Venezia. Scusatemi se ho letto una paginetta, ma credo che sia importante questo passaggio. I grandi eventi sono come le grandi opere, no? Poi io non sono, anche lì, non sono contro i grandi eventi, perché uno dice io sono contro le Olimpiadi, ma perché mai? No, qual è il problema? Bisognerebbe magari ripensarle, no? E sulla base anche delle esperienze realizzate in passato. E allora l'esperienza più vicina a noi è quella del 2006, quella di Torino. Torino 2006. No? Se voi andate... il ghiaccio di Torino. A Torino, ma poi se voi salite verso Sestriere trovate per esempio la famosa pista da bob, la realizzazione la pista da bob, a realizzarla ex novo costa intorno agli 80 milioni di euro, ma il problema non è tanto la realizzazione di una pista da bob, il problema è che una pista da bob la devi tenere viva, e sapete quanti sono gli atleti che oggi fanno esercitazioni, diciamo così, sul bob in Italia? 34, no? Ora noi andiamo a spendere in questi tempi, peraltro, no? 80 milioni di euro per realizzare ex novo una pista da bob? Ma è una follia, voglio dire, no? Quando se si va a Innsbruck, no? Questa cosa esiste già. Allora perché non immaginare il fatto che le Olimpiadi, visto che sono il luogo di incontro dei popoli, che, no, e poi tutta la retorica che ne viene, la pace, eccetera, eccetera, no, non possono essere immaginati in una dimensione diversa da quella tradizionale, che coinvolga appunto le strutture che dell'arco alpino hanno già queste opportunità, no? A un certo punto intervistiamo il sindaco di Folgheria, altro luogo del turismo trentino, invernale, il quale mi dice: noi abbiamo il palaghiaccio, ed è un problema, è un piccolo palaghiaccio, ci costa 2.000 euro al giorno.
No? Perché tenere oggi, poi con una, me l'ha detto prima della crisi energetica, adesso voglio dire questa cifra è mo' che è cresciuta, voglio dire, no? Ma voi immaginatevi per una piccola comunità cosa significa 720 milioni scusa, 120 mila euro ogni anno per la semplice tenuta, voglio dire, in essere di una piccola palazzetto dei ghiacci, no? Si voleva fare, adesso per fortuna hanno capito che era una sciocchezza, a Baselga di Pinè, che è un comune di 1500 anime, in Trentino, volevano fare il nuovo palazzo del ghiaccio. Il problema non è la realizzazione del palazzo del ghiaccio, è cosa te ne fai il boio, insomma, no? Come lo mantieni, come, no? E quindi, allora, l'idea delle Olimpiadi è interessante se questo significa appunto fare promozione di un territorio, la valorizzazione di tutto quello che... Ma di fronte a queste situazioni diventa oggettivamente insostenibile. Poi non è che tutto sia insostenibile, ovviamente, insomma, però le grandi opere sono fatte così, insomma, determinano una forma di accanimento, una forma di tossicità, mi viene da dire, ecco, insomma, che... Con cui i territori vengono stressati, e quindi bisogna appunto avere la consapevolezza di questo, insomma, bisogna avere la consapevolezza dei danni che si possono arrecare, bisogna avere la consapevolezza del fatto che la gran parte delle opere previste per le Olimpiadi 2026 saranno opere che con le Olimpiadi invernali non c'entrano assolutamente nulla. Saranno nuove strade, nuove opere che non c'entrano niente con le Olimpiadi. E allora anche lì, perché dobbiamo andare a buttare i soldi? Io sono terrorizzato, cioè, vuol dire, voi pensate alla perdita d'acqua degli acquedotti in Italia, no? Se il PNRR fosse stato utilizzato per tappare i buchi del sistema idrico nazionale, avremmo fatto un'operazione straordinaria. Il problema qual è? È che gran parte di queste opere sono sottoterra e tagliare nastri è difficile, insomma, no? E quindi questa cosa non rende, insomma, ma quello sarebbe stata una cosa, ma pensate, voglio dire, al risanamento del patrimonio urbanistico che noi abbiamo. Quando io vedo quello che accade in con il terremoto in Turchia, penso a quanto amianto ci sarà dentro la guerra in Ucraina, quanto amianto, no? L'amianto determina il fatto che tu in quei luoghi non ci potrai più vivere, altro che difesa della patria, non ci potrai più vivere perché il mesotelioma pleurico si scatena dopo 20-30 anni, no? E quindi è un male invisibile sostanzialmente. E guardate che in Ucraina l'amianto è stato commercializzato fino al 2020, da noi è stato vietato dal 1992, ma in Ucraina è stato commercializzato fino a 2 anni fa. E se voi, e io siccome ho l'occhio su sta roba, insomma, quando vedo i filmati dico, oh, cavolo, voglio dire, che disastro si sta determinando, no? L'amianto sparso su tutto il territorio, sì. non era a conoscenza. No, ma allora, e allora bisogna appunto avere chiaro del fatto che i denari buttati per fare appunto vecchie opere che non servono a niente, pur di raccattare denaro, insomma, alla presunta comunità che lo realizza, è davvero una scelta sbagliata. In questo senso io credo che quando ragioniamo di grandi eventi o di grandi opere bisogna darsi davvero i piedi, non di piombo, perché anche il piombo fa. C'è tanto da chiederti, però insomma mi è venuto in mente un po' con le grandi opere, come dire, l'effimero delle grandi opere, perché danno un senso di benessere in quei momenti, oppure danno un senso di benessere a pochi, e poi restano delle cattedrali abbandonate e inutili. E qui dobbiamo, anche su questo territorio, starne molto attenti di queste grandi opere, non per Olimpiadi, ma per un'illusione di benessere che vorrà essere portato sulle nostre montagne. Però voglio cambiare un attimo
perché abbiamo parlato del sistema Foppolo, abbiamo parlato del sistema fallimentare di portare le città in montagna, le seconde case, il sistema di affidare a chi non è indigeno la gestione dei territori, quindi senza conoscere, quindi maltrattandoli, perché sono territori che nascono per essere trattati così da chi è sempre vissuto, perché sa come comportarsi, quella montagna sa dove, dovrebbe saperlo, ma sa come deve essere custodito. Però ci sono delle perle di saggezza e di interessanti. Noi parlavamo con lui e dicevamo sì, ok, lo sci, il turismo, il grande turismo, il turismo di massa andrà a finire, perché del resto la neve diventa liquida e come si può campare? Qualcuno è riuscito, e allora mi viene in mente, a proposito del sistema Foppolo, di qualche valle più in là, quello di Altovaggio, quindi della Valsassina, Bobbio, eccetera, dove qualcuno ha pensato che mantenere, custodire quelle valli così come le ha sempre custodite, riuscendo a dare un'economia appartenente a quei luoghi, ancora di più l'esperienza di Ponte di Legno, no? Quindi stiamo parlando di grandi realtà, poi tra l'altro, o ancora quella della Valle di Funes, dove si vanno a contrapporre dei sistemi di gestione che sono fortemente attrattivi per le comunità che vengono dalla città o anche estere, ma che riescono a mantenere un'economia dei luoghi attraverso le produzioni, l'agricoltura, il sistema silvopastorale, che è quello consolidato e che va aiutato, tutelato, protetto, custodito, e che ugualmente possono portare tanta economia, non come il fuoco di paglia, cioè un grande fuoco immediato, però poi si spegne in tempi rapidi, ma progressivo e certamente, come si suol dire, altro termine inflazionato in questo periodo, resiliente. Ecco, dacci qualche esperienza in merito a quella che tu hai raccolto sia in ambito alpino sia in ambito appennine. Ieri sera eravamo a Cusano Mutri e lì abbiamo incontrato, nella presentazione del libro, molti degli attori, dei custodi del Monte Mutria. Io credo che sia un esempio di una comunità che si reimmagina, e di esempi di questo tipo ne abbiamo raccontati in ogni capitolo del libro. No? Non c'è un capitolo che ci siamo limitati alla dimensione della criticità o della denuncia. Abbiamo cercato di dare voce alle persone che stanno provando a costruire un'idea di futuro diversa. Non è facile, perché si tratta molto spesso ancora di piccole esperienze che non riescono da un giorno all'altro a diventare l'alternativa rispetto al vecchio modello. Ma se non si comincia da qualche parte, non si va da nessuna parte. E quindi io credo che piccole esperienze che lavorano in questa direzione se ne sia pieno il mondo, non soltanto l'Italia, non mi piace poi parlare di stati-nazione, perché è una categoria 8-900esca che non mi appartiene, insomma. Ma queste realtà ci sono e sono importanti. Noi ne abbiamo appunto raccontate molte nelle zone più colpite tipo Foppolo, tipo le Alpi centrali, insomma, ecco, che sono quelle, ma non solo, anche in tutta la realtà, insomma. Abbiamo dedicato un capitolo alla Val di Funes. Non so se qualcuno di voi è mai stato in Val di Funes, ecco, bene. È una piccola valle, sono 30 km, quindi è una valle che non rientra, pur essendo a ridosso delle Odle e dunque dei grandi sistemi delle Dolomiti Superschi, è in qualche modo si è tenuta un po' fuori, ecco, diciamo così. Non che la pratica dello sci non esista lì, insomma, c'è, no? E però loro hanno deciso di fare un'altra strada, che è quella del turismo delle relazioni. Cos'è il turismo delle relazioni?
è quella cosa che ti permette di tornartene a casa tua arricchito di cose importanti. Perché guardate che andare in vacanza e andare avanti e indietro sulla pista da sci e senza conoscere nessuno, dentro luoghi anonimi che non valgono assolutamente niente, mangiando, scusatemi, cose inguardabili, insomma, no, non ti fa tornare sui tuoi passi soddisfatto. Tu hai, puoi aver calcolato tutti i chilometri che hai fatto di percorrenza delle piste, ma che soddisfazione è, insomma. E allora l'idea che il turismo sia fatto di relazioni, di costruzione di relazioni, è tutt'altro che banale, perché almeno per me, voglio dire, viaggiare è questo, è andare a incontrare una comunità, capire da dove viene, capire la sua cultura, capire le difficoltà che hanno avuto, capire la fatica delle persone, va bene? Perché se tu metti al centro della tua proposta turistica il naso chiuso, come hanno cercato di fare in Val di Funes, no? È una proposta che non facile, perché il naso era chiuso appunto, quindi lo devi aprire in qualche modo. Ma il naso chiuso è stato l'elemento che, malgrado tanti difetti del naso chiuso, ha avuto la capacità di trasmettere l'integrità del territorio. Una delle più grandi riforme dal punto di vista ambientale che da realizzare in Italia sarebbe quella del riordino fondiario. Perché in un luogo dove tu hai spezzettato in mille parti una comunità, no? È difficile che tu possa ricostruire un senso comune, insomma, è davvero difficile. Il naso chiuso ha determinato questo meccanismo di passaggio generazionale, discutibile dal punto di vista, perché sapete, avveniva attraverso il primo figlio maschio, no? Quindi insomma, con tutte quante le contraddizioni che questa cosa... No? Ma io considero il naso chiuso una sorta di proprietà collettiva, che è stato quell'elemento che ha permesso appunto non soltanto l'integrità fondiaria, ma anche il fatto che quei luoghi venissero sfalciati, si sviluppasse un'economia legata al pascolo, venisse sviluppata un'economia legata all'agricoltura, venisse sviluppata anche finalmente un'economia legata al turismo. Perché io credo che andare a fare un'esperienza dentro la vita delle persone di un naso sia una cosa importante. Se a questo si aggiunge il fatto che quella valle è rinata grazie alla pecora con gli occhiali, presidio slow food di una specie di pecora che stava estinguendosi, erano arrivati poco più di 100 capi, insomma, quindi voleva dire distinzione sostanzialmente, loro sono ripartiti da lì per costruire una filiera che riguarda il turismo, la lana, che riguarda, voglio dire, la produzione artigianale, che riguarda tutto quello che può venirne da un'esperienza di quel tipo, mettendo insieme i vari soggetti, mettendo insieme gli attori potenziali di una comunità che si mette al lavoro insieme sulla valorizzazione di questo diverso modo di pensare al turismo, e che non vieta ovviamente a nessuno di fare 10 km e di buttarsi per una giornata nel sistema Dolomiti Superski. No, perché questa cosa, voglio dire, non è alternativa, voglio dire. E però di valle come la Val di Funes ce ne sono nel mondo milioni, voglio dire, insomma. Quindi questo è un'attenzione che parte dall'amore per il territorio, dalla conoscenza del territorio, di capire quali sono, come dire, le storie delle comunità, delle popolazioni, eccetera. Perché guardate, la Val di Funes era una valle di minatori, no? Come la Val Aurina, del resto, come gran parte delle nostre valli, voglio dire, in quella terra, insomma. Quindi valli che vivevano in una condizione di fatica quotidiana per sopravvivere, no? E allora io credo che queste siano esperienze importanti, perché quel tipo di approccio può essere riprodotto insomma, ieri eravamo appunto con gli amici di Pietraroia, no? che producono appunto un prosciutto straordinario, insomma, no? Eravamo con un piccolo casaro che ha imparato il suo lavoro in Altopiano di Asiago e poi è ritornato e ha cominciato a fare la produzione dei derivati del latte nel territorio, perché così rinasce una comunità,
tra mille difficoltà, perché poi, voglio dire, si è soli, non si è sostenuti dalla politica, perché la politica ragiona di altro, voglio dire, no? E ciò nonostante si provano. Io ho trovato ieri, dentro le persone che avevo già visto nel mio viaggio precedente, una maggiore consapevolezza e anche maggiore forza, devo dire, no? Per cui io credo che, appunto, basta saperle cercare queste esperienze, e io credo che questo abbia a che fare molto, ecco, con la possibilità di rinascita dei luoghi. È la risoluzione di ogni problema? No, però è un inizio positivo. A proposito di questo accenno alla comunità alle comunità custodi del Monte Mutria, è presente, diciamo, nel libro, è un passaggio proprio su questa comunità, quindi non è solo un accenno come omaggio, ma perché è stato ma perché è stato proprio oggetto del viaggio precedente che ha fatto e quindi è riportato qua. Mi piace leggere questo passaggio prima di darvi la parola, perché è emblematico e ci fa onore, magari ci può stimolare. Eccola qui: la comunità custodi del Monte Mutria, il pizzaiolo agricoltore, l'allevatore, il casaro, il medico ristoratore. È da questi altri animatori territoriali che si possono trovare le energie per la rinascita delle aree interne e attrarre, qui come in Val di Fiumes, un turismo che cerca la qualità delle relazioni e la storia dei luoghi, delle proposte culturali ed enogastronomiche. Ne avremo a breve una nuova testimonianza, te la offriamo pure noi la nuova testimonianza, appunto come diceva Ugo invitando gli amici di Lommatese a dare lavoro. Io volevo, diciamo, ricordare alcuni passaggi. Quando parlava di Folgaria, dove c'era il palaghiaccio, Folgaria, mi ricordavo Folgari, che è stata la mia esperienza maggiore sugli altri, Folgaria, mi è venuto in mente, levate il nome Folgaria e trasferiteci il nome di uno dei nostri paesi, del Matese. Quando parlava di impianti non più sostenibili, ma Canazzei che ne vuole costruire altri, levateci Canazzei, e mi viene in mente qualche altra cosa delle nostre contrade. Cioè, stiamo parlando di realtà dove la neve ancora comunque rimane, perché parlava del bacino a 1600-1700 metri, cioè come fare un bacino sulla cima di Monte Porco, anzi ancora 100 metri più su, perché la pista non sta più giù. Quindi, cioè, rendiamoci conto, penso che ne siete resi conto, che è quasi, cioè, basta trasferire i nomi con i nostri nomi e la problematica è la stessa. Quando diceva di mega progetti elevati, diciamo, da cui si è elevato il biotite di polvere, è partito un mezzo applauso, ho visto, ma, cioè, voglio dire, è quello che stiamo vivendo qua, senza alcuna polemica, perché magari si è stati sopraffatti dall'arrivo di questa cosa, no? A volte è meglio rinunciare a tutti questi soldi se non si ha qualcosa da proporre, quindi lasciare che qualcun altro invece li usi in altre località. Io sono anche un po' stanca di sentire la parola turismo. Mi piace oggi parlare di ospitalità, di accoglienza, di aprire le case, come diceva lei. Abbiamo sperimentato questo cambiamento cercando di fare un lavoro di coprogettazione con le comunità e chiedendo alle persone di raccontare la loro storia, senza abbellimenti, ma semplicemente donando quello che poteva essere la loro esperienza, anche alle volte brutta, rispetto a quella che è la vita sul territorio. Molte guide spesso dicono: non bisogna mai parlare male del territorio. Il turismo consapevole invece è l'opposto, cioè le persone scelgono di venire in un territorio proprio perché abbracciano un progetto, vogliono sostenere le persone che vivono in territorio. Quindi io le dico che abbiamo iniziato qualche anno fa questo cambiamento e un po' per volta inizia a funzionare. Effettivamente le persone che vengono qui, gli ospiti, iniziano ad avere interesse non solo da un punto di vista di bellezza, di paesaggio, ma proprio da un punto di vista di emozioni che provano. Quindi il ricordo è il cambiamento che può avvenire all'interno di una persona.
quindi la ringrazio perché me ne vado a casa speranzosa, perché probabilmente quel seminio che abbiamo messo qualche anno fa, se lei dice così, probabilmente germoglia. Caso che io ho fatto qui qualche anno fa nel Matese, non so se Bruno Tomasiello è qui tra noi, no? Andai a San Lupo, nella taverna dell'insurrezione anarchica del 1877, no? E poi con Bruno Tomasiello, che ha scritto questo libro molto importante sulla banda del Matese, ci ha accompagnati praticamente per una giornata intera. Quello è stata una giornata di grande emozione. Cioè, conoscere, voglio dire, il fatto che nel 1877 possa essere avvenuta, come dire, una cosa che poi è durata 5 giorni, non è che sia durata chissà quanto, insomma, ma dove l'idea, la teoria del fatto, no? Come veniva chiamata, insomma, indicava il fatto che le comunità fossero protagoniste del cambiamento e non le avanguardie di quella comunità fossero le protagoniste del cambiamento. Era una questione, secondo me, davvero importante. Che questa cosa fosse nata dentro queste montagne, per me è stato davvero emozionante. E io ricordo quel viaggio a partire da una cosa semplice, che racconta un pezzo di storia. Pezzi di storia che possiamo trovare, non dico ovunque, insomma, no? Magari come questa no, ma certamente altre storie. Per cui è vero, questa cosa appunto dell'emozione che tu puoi incontrare nella conoscenza dei territori, richiede che ci sia qualcuno che il territorio lo sta a raccontare. Ma questo significa diventare classe dirigente del proprio territorio. Perché molto spesso sono gli abitanti che non conoscono la storia del proprio territorio. No? E quindi questa cosa, voglio dire, diventa davvero preziosissima. No, volevo dirvi che a partire da questo libro è nata una proposta, che è quella di un collettivo di scrittura, perché i temi relativi al fatto, all'impatto dei cambiamenti climatici in particolare, ma delle crisi sugli ecosistemi, ad ogni capitolo che noi stavamo scrivendo si aprivano delle piste di lavoro ulteriori, però non volevamo scrivere un trattato, insomma, no? È un racconto, insomma, prendetelo come tale. E però ogni volta appunto si aprivano delle piste di lavoro diverse. E allora abbiamo detto, siccome le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo libro sono tante, non sono solo Michele Nardelli e Maurizio De Matteis, sono almeno una decina di persone che hanno collaborato fattivamente anche nello scrivere alcune parti, insomma, perché è importante anche questo, insomma, ma poi soprattutto nel permetterci di conoscere i luoghi. Non è che tu arrivi all'Aquila e non essendoci mai andato, io lo conoscevo già per la verità, ma insomma un pochino almeno. Ma tu non è che vai in un luogo e perché arrivi tu che non sei nessuno, no? Immediatamente si aprono tutte le porte e tu riesci a capire in 3 giorni quello che è accaduto nel corso di una storia, insomma, no? Tu hai bisogno delle relazioni anche per questo, no? E questo libro è il prodotto di queste relazioni. E allora abbiamo deciso di dar vita ad un collettivo di scrittura e di pensiero, ovviamente, perché senza pensiero la scrittura non esiste, insomma. E di questo collettivo di persone fanno parte persone che non si sono magari mai cimentate nello scrivere, no? Ma perché? Ma perché e l'abbiamo scritto nel libro, abbiamo dedicato pagina 26 a un riquadro che troverete, in cui diciamo oggi non ci si salva da soli, c'è bisogno appunto di pensiero collettivo e di luoghi appunto in cui questo pensiero possa essere coltivato. In questo senso io credo che, insomma, noi abbiamo fatto finora con questa 22 presentazioni del libro, ne abbiamo già in programma altre 31, E ogni giorno c'è qualcuno che ci chiama a proporci una presentazione. Fare come nostro obiettivo almeno 100 presentazioni significa avere di fronte 100 occasioni di incontro come quella di questa sera. Un libro può fare da supplenza al pensiero che non c'è o alla politica che si occupa d'altro? No, evidentemente, ma però può aiutare molto. Io credo che questo, voglio dire, qualcuno di noi già fa parte di questo collettivo e credo che questa cosa, insomma, sia aperta alla disponibilità di tutti, insomma, perché ragionare insieme, avere occasioni di confronto, di pensiero con un collettivo è fondamentale. Io credo che a questo non vorrei mai poter
Rinunciare. Durante il nostro incontro è in online il sito di Dalmatesi al Mondo. Abbiamo realizzato il sito di questa iniziativa perché ci è stato detto, ve lo confesso, prima delle elezioni politiche di settembre ci è stato detto questa cosa è una cosa che avete avviato voi e insomma dategli una continuità, cerchiamo di farlo. Adesso la continuità la si dà anche, diciamo, fossilizzando sul web un'esperienza. Un sito che, chiaro, proposte nate da un'idea della biblioteca, ma che abbiamo costruito insieme, perché il primo anno eravamo da soli. Ma se vai, Luigi Pio, per favore, nelle edizioni, la terza edizione, quella dello scorso anno, ci siete tutti voi, perché andando in giù vediamo i profili di coloro che hanno contribuito e... insomma, tutti quelli che hanno partecipato e gli spazi dedicati a ognuna delle vostre associazioni.